quanto schifo! Bella a tutti ragazzi, qui è tornato Franky Paolo, oggi siamo qui con un nuovo video. Siamo tornati con una nuova top 5. Top 5 che mi avete chiesto davvero in tanti ed è anche una top 5 un po' diversa dalle altre, una top 5 abbastanza soggettiva. Cosa significa? Che le opinioni che dirò all'interno di questa top 5 sono molto personali, di conseguenza potete condividerle come non potete condividerle. Dunque scrivetemi qui sotto nei commenti se condividete le mie idee all'interno appunto di questa top 5. Come al solito volevo salutare le ultime 5 notifiche di Instagram, che sono Guarra03, Borca Raul 2002, Morix99, il Matibro e Samuele Faccina Strana Salvatore. Saluto tutti voi, vi ringrazio per avermi seguito su Instagram e seguitemi anche voi su Instagram se non l'avete ancora fatto, mi chiamo Tolafra. Detto questo, possiamo iniziare con il video. Al quinto posto di questa classifica, quindi delle carte che io ritengo più belle esteticamente, diciamo, ho deciso di posizionare il Mini Pekka. Perché? Perché è una carta che davvero a primo impatto, proprio quando l'ho vista appena iniziato a giocare, l'ho sbloccata e mi è piaciuta davvero tanto. Mi è piaciuto davvero tanto il fatto che sembri comunque una specie di pack in miniatura, ovviamente, ma una sorta di ciclope con quell'occhio lì azzurro, e esteticamente è una carta che davvero mi convince. Ovviamente ragazzi, ripeto, è una classifica molto soggettiva, quindi a voi può non piacere, può far schifo, mentre ad altri può piacere tantissimo, come è piaciuto a me. Alla quarta posizione ho deciso di inserire le guardie. Perché le guardie? Perché nonostante io non abbia questa carta, mi è piaciuto davvero tanto il fatto che abbiano inserito questi scheletri armati con gli scudi, con gli elmi e comunque questi scheletri difensivi, perché mi ricordavano in un certo senso gli scheletri del Signore degli Anelli. Non so se qualcuno l'ha visto, però comunque questo fatto che gli scheletri siano armati e non siano soltanto scheletrini del cazzo con una spadina o comunque che non fanno davvero una sega, li hanno armati con degli scudi, corazze eccetera. E mi piace davvero tanto questa skin, questa immagine degli scheletri che hanno inserito neanche da tantissimo. Altra carta, quindi siamo al terzo posto, ho deciso di mettere lo scheletro gigante. Perché lo scheletro gigante? Perché mi fa sbogiare. È praticamente sto scheletro qua enorme, cioè pompato, mega, super giga, con un cavolo di cappellino in testa, che c'ha il cappellino, la cuffietta, non so come chiamarla, e dietro tiene le bombe. Mi piace tantissimo questo concept, questo fatto che ci sia uno scheletro molto grande che non avevamo mai visto prima all'interno di Clash Royale e Clash of Clans, e mi piace il fatto che comunque tenga la bomba, comunque abbia un fare tutto da mollaccione, e mi piace anche il fatto che gli abbiano inserito il cappellino per rendere appunto questa truppa ancora più divertente. Al secondo posto, quindi siamo sul gradino non più alto ma il secondo gradino del podio, troviamo il Principe Nero. Perché il Principe Nero? Anche qua è una carta che personalmente, poi non so a voi, a me piace davvero tanto. Mi piace perché c'ha una faccia da duro, cioè non è come il principe quello normale sul cavallo normale, che c'ha comunque la faccia che sorride così. Questo qui c'ha proprio la faccia tutta tutta coperta, c'è soltanto fuori gli occhi, è tutto bardato, pieno di scudi, una mazza enorme, con un cavallo nero. Mi piace davvero tanto questa truppa. Appena l'ho vista ho detto oddio no, questa la devo sbloccare. Pensare che l'ho sbloccata neanche tanto tempo fa, l'avrò sbloccata circa 2 settimane fa, quindi è una truppa che finalmente sono riuscito ad ottenere, ma mi piaceva più che per quello che faceva, mi piaceva proprio l'aspetto fisico. Al primo posto invece ho messo il minatore, medaglia d'oro al minatore. Perché? A parte, tralasciamo il fatto della leggendaria, che come avete visto era l'unica carta leggendaria che avevo inserito nella top 5, mi piace proprio l'aspetto del minatore. Mi piace il fatto che sia una truppa abbastanza semplice ma che sia molto fatta bene, secondo me, con quel metto lì da minatore, con la sua piccozza che si porta dietro, con la candela sciolta sull'elmetto. Tutti questi dettagli mi piacciono tantissimo, mi hanno fatto innamorare di questa carta, non tanto dall'aspetto del gameplay, forse perché non la possiedo quindi non la posso usare, ma anche dall'aspetto della grafica, della skin, comunque del suo aspetto, dall'aspetto. Mi è piaciuta davvero tanto e l'ho messa nella prima posizione delle carte più belle secondo me su Clash Royale. Detto questo ragazzi, vi saluto, vi invito a lasciare un bel mi piace, ma soprattutto un bel commento scrivendomi se siete d'accordo, se ci sono carte più belle eccetera. Date un'occhiata ai video che vedete qui nella mia playlist, in maniera tale da vederli tutti se ve ne siete persi qualcuno, e proponetemi nuove top 5 per le prossime volte. Da Tolafra è tutto, ci vediamo nel prossimo video.